Questo è un webinar introduttivo, vedo che continuano ad arrivare nuove persone o forse no. Comunque, insomma, questo webinar introduttivo ha lo scopo fornire ai partecipanti alcuni elementi di base sulla media education. Allora, in particolare gli insegnanti o gli studenti che oggi si stanno ascoltando e che si cimentano con questo ambito disciplinare nuovo, quindi con questo ambito per la prima volta, riceveranno auspicabilmente alcune indicazioni di base su, in particolare, che cos'è la media education, con qualche cenno storico. Quali sono le competenze mediali e tre, quali sono alcune delle nuove sfide che si pongono in questo ambito specifico relativo all'educazione ai media. Bene, allora io mi auguro che ora trascorreremo insieme circa 45 minuti più che altro lezione e poi interazione con voi. Quindi vi invito sì ad ascoltare, ma anche ad appuntare le vostre domande sulla chat e al termine dell'esposizione cercheremo di interagire. Bene, allora cominciamo. Media education, questo sconosciuto. Che cos'è la media education? Come definire questo ambito disciplinare? Qual è la tradizione di studi, di ricerche che sta alle spalle della media education? Partiamo da una definizione un po' lunga, se vogliamo, infatti riempie completamente questa slide, però anche capace di cogliere i vari aspetti che caratterizzano la media education. È una definizione questa messa a punto da Buckingham. Buckingham è uno dei massimi studiosi a livello internazionale di educazione, di media education. E Buckingham definisce la media education come il processo, leggiamo insieme questa definizione, il processo di insegnamento e apprendimento centrato sui media. La media literacy ne è il risultato, cioè la alfabetizzazione mediale, la capacità di utilizzare i linguaggi dei media. Quindi l'educazione ai media produce media literacy, produce capacità di utilizzare i linguaggi mediali, quindi ne è il risultato. E altro non è che la conoscenza e le competenze che gli studenti acquisiscono in tema di mezzi di comunicazione. La media literacy implica necessariamente, dice sempre Buckingham, il saper leggere e scrivere i media. Qui vedete che il termine literacy conserva, no, quel significato tradizionale legato alla capacità di lettura e di scrittura, le cosiddette competenze di base, saper leggere e scrivere. La terza sappiamo qual è, far di conto, che non è specifica della literacy, ma il termine literacy disegna proprio anche tradizionalmente la capacità di leggere e scrivere. Il sostantivo media specifica che si tratta di saper leggere e scrivere con i media e i media. E la media education, dice sempre Buckingham, si propone dunque di sviluppare una comprensione critica e una partecipazione attiva, e consente ai ragazzi di interpretare e dare giudizi consapevoli come consumatori di media, ma li rende anche capaci di diventare loro stessi a pieno titolo produttori di media. Come vedete, questa è una definizione molto densa che include vari elementi che meritano la nostra attenzione. Prima di tutto si evidenzia come l'educazione ai media sia centrata sui media stessi. Cioè l'educazione ai media ha per oggetto i media. I media costituiscono il fine, l'obiettivo didattico del percorso formativo. Si insegnano i media. L'effetto di questo processo di insegnamento-apprendimento è appunto lo sviluppo di competenze mediali. Come intendere queste competenze mediali?
Queste competenze mediali, qui è una prima, diciamo, in prima approssimazione, le possiamo intendere come capacità di comprensione critica, quindi di decodifica consapevole e critica dei messaggi mediali, ma non c'è solo questa componente critica, c'è anche una componente attiva, quindi come capacità di utilizzare i media per partecipare attivamente alla società contemporanea, la società cosiddetta della conoscenza. Quindi sostanzialmente questa capacità, nella definizione di Buckingham, questa competenza dovrebbe permettere a vecchi e giovani in realtà di diventare consumatori consapevoli dei media, fruitori consapevoli, nonché produttori attivi di media, cioè soggetti capaci di esprimersi attraverso i media. Questa definizione così densa, sulla quale torneremo anche nel corso delle prossime slide, evidenzia molteplici elementi, ma soprattutto chiarisce un equivoco che va assolutamente, evitato, ossia che la media education non va confusa con l'insegnare e l'apprendere con i media, cioè non va confusa con quell'ambito di studi che riguarda l'utilizzo delle tecnologie per supportare l'attività didattica o l'apprendimento. Guardate che questa è una distinzione fondamentale, la distinzione tra apprendere i media e apprendere con i media. Non è un puro gioco linguistico, è un chiarimento preliminare assolutamente necessario da fare per evitare di confondersi rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire in questi ambiti distinti e specifici. Cioè, nell'ambito della media education, il formatore, l'educatore, assume i media come oggetto stesso dell'apprendimento, quindi come obiettivo del percorso formativo. Nel secondo caso, i media vengono intesi come strumenti per migliorare il processo didattico, come strumenti per apprendere. Quindi, ad esempio, si può decidere di utilizzare un audiovisivo per imparare, è un esempio banalissimo, non so, la matematica, le scienze. L'obiettivo didattico non è costituito dalla matematica, ma è costituito dalle scienze. Scusate, non è costituito dai media, ma è costituito dalle scienze. Mentre invece nel caso della media education sono i media stessi oggetto di insegnamento e apprendimento. Dicevo, non è banale perché se si fa questa confusione tra insegnare a prendere i media e a insegnare a prendere con i media, si fa confusione anche sull'obiettivo di apprendimento e di conseguenza anche sulla valutazione, quindi su ciò che si è effettivamente appreso. Confondersi sugli obiettivi didattici fondamentalmente significa non centrare l'obiettivo educativo. Quindi è assolutamente indispensabile chiedersi a monte: ma che cosa sto insegnando? Sto insegnando a decodificare i media o sto insegnando la letteratura italiana con i media? Sono due domande che rinviano a risposte diverse. Dopodiché, come si evidenzia in letteratura, è evidente che un lavoro sui media come oggetto di conoscenza implicano anche l'utilizzo dei media stessi, quindi c'è una dimensione, diciamo, strumentale che accompagna, che è sempre presente nell'educazione media. Però non è tanto la dimensione strumentale che interessa alla media education, quanto i media come oggetto dell'apprendere. Un altro equivoco che va assolutamente evitato, perché qui appunto torniamo al discorso della progettazione, questo è un intervento introduttivo che deve fornire elementi che vi aiutino poi nella fase di progettazione. Quando si progetta un percorso didattico, tra le prime cose che bisogna chiarire è l'obiettivo. Qual è l'obiettivo del percorso didattico? Qual è l'obiettivo formativo? Ecco, l'obiettivo formativo è saper decodificare i media. Questo è l'obiettivo della media education. Non saper la matematica con i media. Sono due obiettivi diversi. Un ulteriore, insisto su questo perché la confusione è, diciamo, molto frequente, la consapevolezza su questo è, molto bassa e il rischio è di, diciamo,
confondere ambiti conseguendo risultati negativi probabilmente su entrambi, sia su quella dell'educazione con i media che l'educazione ai media. Quindi diciamo la preposizione ai con individua una sostanziale differenza, benché, ripeto, difficilmente si può fare educazione ai media senza utilizzare i media, quindi recuperando una dimensione strumentale. Dicevo, sempre in questa fase preliminare in cui stiamo cercando di chiarire il significato dell'ambito, il significato della media education, quindi di delimitare l'ambito di questa disciplina, sempre in questa fase è importante chiarire anche che l'educazione ai media non ha molto a che vedere con l'educazione all'utilizzo in senso tecnico delle strumentazioni. Di nuovo, perché faccio questa precisazione? Perché è un luogo abbastanza comune quello di identificare l'utilizzo degli strumenti del laboratorio di informatica con la media education. Di nuovo, torniamo a diciamo, confondere l'obiettivo didattico, ad attribuire alla media education qualcosa che non gli appartiene. E non è questo un dato che sto enfatizzando così per l'occasione questa sera. Anche in recenti indagini condotte a livello regionale e pubblicate peraltro sulla rivista dell'Associazione Italiana di Educazione ai Media e alla Comunicazione, la rivista Media Education, Studi, Ricerche e Buone Pratiche, ecco, anche da recenti ricerche che abbiamo pubblicato sulla nostra rivista, si evince come quando si va a fare un censimento sulle esperienze di Media Education nella scuola, spesso i docenti rispondono facendo riferimento alle attività di informatica condotte nel laboratorio. Di nuovo, scambiando l'educazione tecnica all'utilizzo, ad esempio, del computer nelle sue funzionalità basiche, quelle tipicamente contemplate nelle CDL, confondono questo tipo di attività con quelle specifiche della media education. La media education non si occupa della dimensione strettamente strumentale dei media, si occupa delle dimensioni culturali, delle dimensioni riconducibili ai significati. Significati, come vedremo, collocati in un contesto socialmente e culturalmente caratterizzato. Di qui la complessità dell'attività dell'interpretare tipica di colui che si pone criticamente nei riguardi di un messaggio mediale. Quindi allora, che cos'è? Abbiamo provato a dirlo con Buckingham, con che cosa non va confuso? Ho provato a insistere con la distinzione rispetto all'educazione tecnico-informatica e alla dimensione dell'apprendere con i media. Terzo, da dove viene la media education? Si sarebbe tentati di pensare a questa disciplina come ad un ambito relativamente recente, legato soprattutto allo sviluppo delle tecnologie digitali. Non è così. La media education ha una lunga tradizione, affonda le sue origini nella prima metà del secolo scorso. Si parla di media education già negli anni 30-50 del Novecento, e in questa, diciamo, in questa fase di esordio prevale un atteggiamento nei riguardi dei media, potremmo dire, di resistenza. Quindi, diciamo, la media education delle origini guardava ai media non tanto come strumenti espressivi. Nella definizione di Buckingham era contemplata anche la dimensione partecipativa, la dimensione attiva. Alle origini prevaleva invece questa diffidenza nei riguardi dei media, visti soprattutto come diciamo, strumenti attraverso i quali venivano diffusi valori, disvalori, disvalori e comportamenti rispetto ai quali andavano prodotte, protette le nuove generazioni. Quindi prevale in una prima fase della media education prevale l'attenzione nei riguardi dell'educazione media come vaccino, come diciamo, strumento per resistere ai media. È questo l'approccio cosiddetto inoculatorio di taglio difensivista. Dopo questa prima fase, che appunto guarda ai media soprattutto in un'ottica difensiva,
A partire dagli anni 60 si assiste invece ad un primo arretramento dell'approccio inoculatorio grazie all'influsso dei cultural studies, quindi anche prodotti culturali che venivano ricondotti come dire, a forme di discultura, di non cultura, attraverso il cultural studies vengono recuperati come oggetti degni di attenzione dal punto di vista dell'analisi culturale. E quindi questo costituisce un primo superamento rispetto alla fase iniziale di resistenza e di discernimento cosiddetto. Negli anni 70-80 si parla invece di fase della demistificazione, cioè che cosa ci si riferisce? In questi anni prevale l'attenzione qui. La scuola di Francoforte, Adorno, gli studi di Adorno e così via, hanno un notevole influsso su questo tipo di posizioni che si affermano anche nell'ambito degli studi intorno ai media e all'educazione. Ecco, l'idea è quella di far comprendere ai giovani che i media non sono trasparenti. Qui è il cosiddetto principio della non trasparenza dei media. I media non costituiscono, non restituiscono una rappresentazione fedele della realtà, ogni rappresentazione è una interpretazione, contiene quindi un punto di vista che va decostruito per portare alla luce le cosiddette ideologie settese, funzionali all'egemonia culturale dei gruppi dominanti. Quindi i media, soprattutto i media mainstream, sono portatori di ideologie, di valori che vanno decodificati, decostruiti, interpretati, compresi. La rappresentazione non è una immagine immediata e perfetta della realtà, e i media sono una rappresentazione. Quindi, come vedete, diciamo a cicli alterni, nell'ambito della media education e degli studi sulla media education, prevale a volte un atteggiamento più, come possiamo dire, diffidente, a volte un atteggiamento più, diciamo, come dire, più fiducioso nei riguardi delle potenzialità dei media rispetto, ad esempio, alla partecipazione. E infatti, negli anni 90, parlavo di cicli, no? Quindi, negli anni all'inizio, anni 30-50, resistere, anni 60, anni, ecco, torniamo indietro, a partire dagli anni 60 l'idea di un prodotto mediale come prodotto culturale, quindi non come una forma culturale di serie B rispetto a cui proteggere le nuove generazioni, quindi un'apertura. Negli anni 70-80, attenzione agli aspetti ideologici contenuti nelle rappresentazioni mediali, quindi di nuovo torna una forma, se vogliamo, di diffidenza. A partire dagli anni 90, l'attenzione si sposta dalla difesa, dalla tutela all'empowerment, ad una visione che attribuisce ai media il potenziale di emancipazione culturale per i soggetti che riescono a sviluppare una consapevolezza e una capacità critica nell'utilizzo dei media. Quindi, come vedete, la media education non è un campo di studi giovane. La sua storia non risale alla nascita del web. Si sarebbe tentati di pensare che solo i new media appartengono alla media education. Perché questo? Perché in Italia si è sempre parlato pochissimo di media education. In ambito anglosassone, dove invece l'attenzione per la media education risale appunto alla prima metà addirittura del secolo scorso, l'abbinamento è quello soprattutto con i cosiddetti old media, quindi la stampa, la televisione, la radio. Nel nostro paese, dove l'attenzione verso la media education è sempre stata piuttosto bassa, si sarebbe tentati di abbinare l'educazione ai media con lo sviluppo delle tecnologie digitali, ma non è così. Siamo davanti ad un campo di studi che ha una lunga tradizione, che ha risentito di influssi culturali di varia natura.
dai cultural studies che hanno avuto tanta importanza in ambito anglosassone soprattutto, alla scuola di Francoforte e così via. Quindi abbiamo a che vedere con un campo sicuramente molto complesso e articolato al suo interno. Bene, diceva Buckingham, torniamo un attimo indietro, diceva Buckingham che il risultato della media education è la media literacy, e la media literacy non è altro che la conoscenza e le competenze che gli studenti acquisiscono in tema di mezzi di comunicazione. Oggi si parla moltissimo di competenze mediali, competenze digitali, media literacy, digital literacy. Ma che cosa si intende con queste espressioni? Possiamo fare un po' il punto su questa terminologia che designa un universo concettuale che sembra un po' fluido, che sembra sfuggire, che sembra mutare costantemente anche in virtù del fatto che le tecnologie stesse evolvono continuamente e ci costringono a ripensare continuamente le competenze che sono necessarie per un uso consapevole delle tecnologie stesse. Proviamo un po' a fare il punto su media, tecnologie e competenze. Questo chiarimento è cruciale per una definizione di un percorso di media education. Bene, esistono varie definizioni ovviamente del concetto di competenza mediale, esistono varie chiavi di lettura. Ora qui io proverò ad illustrarvi alcuni modelli, tre, e proverò a fare una sintesi evidenziando i punti di convergenza. Prima di entrare nel merito dei modelli che presenterò a breve, permettetemi di fare un chiarimento relativamente al termine competenza. Su questo termine sono sicura torneranno anche i miei colleghi nei prossimi incontri. Il termine competenza è un termine impegnativo, perché è un termine che designa non una semplice abilità, non una semplice capacità, una semplice conoscenza. In letteratura, la competenza designa una capacità piuttosto complessa, quella di mobilitare una varietà di risorse interne ed esterne per, risolvere problemi nuovi in contesti sconosciuti. Quindi, questa è una definizione che risale a Le Beauterf, diciamo, a questo punto direi un autore francese piuttosto noto, soprattutto a coloro che hanno fatto studi sul concetto di competenza. E come vedete è una capacità piuttosto appunto articolata, rinvia ad un insieme di conoscenze, di saperi, alcuni sono saperi che il soggetto possiede, altri sono saperi distribuiti all'esterno, che il soggetto è in grado di intercettare e di rendere funzionale alla soluzione di un problema inedito. Quindi, insomma, la persona competente è una persona che davanti a un problema che non ha mai affrontato è capace di mobilitare le proprie risorse e le risorse distribuite nell'ambiente circostante per risolvere un problema. Quindi quando parliamo di competenze mediali, quando parliamo di competenze digitali, stiamo parlando di un concetto complesso, un concetto multidimensionale, un concetto che include una varietà di componenti, anche eterogenei tra loro, perché si va dalle conoscenze alle capacità, ai valori, agli atteggiamenti, alle disposizioni, e così via. Ora, quando si parla di conseguimento di competenze in contesti, diciamo come per esempio la scuola, le competenze vanno viste soprattutto come traguardi. Questo lo sappiamo bene, anche detto nelle indicazioni, quindi la competenza come un traguardo da conseguire, quindi come un punto d'arrivo. E quindi guardare a questo tipo di capacità come una semplice abilità procedurale di utilizzo dei media è sicuramente il piede sbagliato.
Quando parliamo di competenze mediali o competenze digitali, stiamo parlando di capacità alte, capacità elevate di utilizzo dei media. Ma più specificamente, quali sono le dimensioni della competenza mediale, delle competenze digitali? Proviamo ora appunto ad avvicinarci ad alcuni modelli, a considerare alcuni aspetti evidenziati da, ad esempio, il modello che vedete ora rappresentato nella slide e che è stato messo a punto dal MED, dall'Associazione Italiana di Educazione ai Media e alla Comunicazione. Come vedete, vi sono quattro aspetti fondamentali che conducono alla formazione dell'elemento più importante di questo schema che vedete, e cioè del cittadino attivo. C'è una competenza di lettura, quindi capacità di utilizzo, capacità di decodifica, scusatemi, dei linguaggi mediali. I media posseggono una loro grammatica, una grammatica che va conosciuta e che va decodificata, che rinvia alla necessità di una conoscenza delle regole che governano il funzionamento di questi linguaggi. Quindi un soggetto competente deve essere capace di decodificare questi linguaggi. Oltre alla competenza di lettura, vi è quella di scrittura, quindi non c'è soltanto una dimensione, se vogliamo, di ricezione attiva, laddove per ricezione attiva intendo questa capacità di decodifica avanzata dei messaggi mediali. C'è anche una dimensione attiva, quella di produzione di media. Accanto alla lettura e alla scrittura c'è poi la capacità di fruizione consapevole. La fruizione consapevole rinvia al concetto di un consumo critico, il consumo di colui che è capace di effettuare scelte consapevoli dei prodotti mediali che fruisce. Quindi non è come dire, il cittadino che accende la televisione e guarda qualsiasi cosa, tanto il menù è già pronto, ma è il cittadino che costruisce il proprio palinsesto selezionando e scegliendo sulla base dei propri bisogni informativi. Capacità di lettura, dunque, capacità di scrittura, capacità di fruizione consapevole, nel senso di scelta consapevole, capacità di lettura critica. La lettura critica è la capacità di una comprensione dei messaggi mediali profonda, una capacità di comprensione che è capace di andare, che va oltre, no? La superficie della rappresentazione e che si produce attraverso una interrogazione del media che si sta fruendo, una interrogazione orientata a cogliere, no? Il messaggio, a chi si rivolge il messaggio, di a chi è prodotto il messaggio, quali effetti produrrà il messaggio, qual è il sistema di media che ha condotto alla produzione di quel messaggio. Insomma, il soggetto capace di fruire in modo critico dei media è un soggetto che è capace di porsi queste domande, di rispondere a queste domande. L'insieme, questo mosaico di componenti che includono la capacità di lettura, capacità di scrittura, di fruizione critica e consapevole, ecco, questo mosaico, diciamo, costituisce la materia prima che va a formare il cosiddetto cittadino attivo. Il cittadino nell'era, soprattutto ora nell'era mediale, questo va detto ancora di più nell'era digitale, è attivo allorché sia capace di fruire e utilizzare in modo critico i media, sia per comprendere il mondo che per esprimersi. Quindi il quadro è molto articolato, come vedete. Ovviamente, dalla scuola primaria, ma anche dalla scuola dell'infanzia, come MED, come Associazione Italiana di Educazione, Media e Comunicazione, da anni proponiamo laboratori che si distribuiscono lungo tutto l'arco, diciamo, della vita scolastica.
dei minori, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore, ecco, dalla scuola d'infanzia alla scuola superiore, questo percorso dovrebbe, di educazione ai media che opera, lavora su questi fronti, dovrebbe condurre alla formazione di un cittadino, di una cittadina capace di abitare, no? In questo mondo sicuramente dominato da media di vario tipo. Un ulteriore modello utile per questa nostra analisi è quello che è stato messo a punto dalla sottoscritta e dai colleghi Antonio Calvani e Antonio Fini nell'ambito di un lavoro che ormai, ahimè, per tutto il tempo che è passato è quasi decennale, sul concetto di competenza digitale. Il concetto di competenza digitale si sposa, potremmo dire, per alcuni aspetti con quello di competenza mediale. Qui si aprirebbe in realtà diciamo una lunga parentesi diciamo sulla terminologia da utilizzare, competenza digitale, competenza mediale. Media literacy, digital literacy, literacy, competenza sono la stessa cosa. Non mi soffermo su questi aspetti perché non è questa la sede, non abbiamo certamente tempo per soffermarci su questi aspetti. Mi limito a dire che c'è un dibattito su questo, e pur tuttavia questi modelli che io ora presento manifestano, mostrano delle convergenze su cui tornerò più avanti, che ci portano a ritenere che le distinzioni sono utili, ma non devono condurci alla impossibilità poi di mettere a punto percorsi che possono essere utilizzabili effettivamente nella scuola rispetto all'utilizzo anche di tecnologie di tipo digitale. Quindi, diciamo, oggi tanto bisogna vedere che se si dà se si vuol prestare attenzione all'aggettivo digitale o al sostantivo media. Certamente le cose potrebbero essere diverse. Secondo la studiosa Renée Hobbs, e io tendo un po' a convergere sulla sua opinione, secondo Hobbes, in realtà la preferenza per il termine competenza digitale o competenza mediale si lega soprattutto alle tradizioni di ricerca a cui si vuole fare riferimento. Quindi è soprattutto diciamo, la differenza che esiste tra la storia che questi due ambiti hanno alle spalle, quello della competenza digitale e quello della competenza mediale. Una storia che però oggi tende a convergere, perché come vedremo ora, come vediamo anzi ora in questo modello, anche la sottoscritta appunto insieme a Calvani e Affini abbiamo evidenziato come componenti costitutive della competenza digitale non soltanto la dimensione tecnologica, quindi si sarebbe portati ad identificare la competenza digitale con la competenza squisitamente tecnologica di utilizzo delle macchine, del computer. In realtà noi abbiamo evidenziato nel modello che abbiamo prodotto anche una dimensione cognitiva e una dimensione etica. Questo modello in parte si riferisce proprio anche alla definizione del concetto di competenza digitale fornita dalla Comunità Europea. Dall'Unione Europea nell'ambito del framework delle competenze di base pubblicato nel 2006. Il framework delle competenze di base è stato portato da 3 a 8. Prima si parlava di leggere, scrivere e far di conto, oggi leggere, scrivere e far di conto non bastano più. Oltre a queste competenze di base, leggere, scrivere e far di conto, ci sono anche le competenze digitali, la competenza la competenza linguistica, eccetera, eccetera, eccetera. La competenza digitale però è oggi tra queste nuove competenze. Questa adozione da parte dell'Unione Europea di questa terminologia ci ha un po' indotto a preferire, come Calvani, Fini, Ranieri, l'espressione competenza digitale. Ci ha un po' indotto a preferirla anche per intendersi col mondo della scuola, col mondo degli educatori che poi andranno a sviluppare pacchetti, percorsi per conseguire questo tipo di competenza. Nel framework
prodotto, elaborato dalla Comunità Europea, si fa accenno alla dimensione tecnologica e cognitiva. Meno forte l'enfasi sulla dimensione etica. Ma che cosa si intende esattamente con queste dimensioni? Quando si parla di dimensione tecnologica, a nostro avviso, bisogna riferirsi soprattutto alla capacità di esplorare ed affrontare in modo flessibile le situazioni tecnologiche nuove. Cioè la dimensione tecnologica della competenza digitale nel modello che abbiamo messo a punto non si appiattisce sul saper salvare un file Word, saper mandare un'email, quindi sulla abilità procedurale, ma rinvia alla capacità di impegnarsi in una sorta di problem solving tecnologico, cioè di capacità di cimentarsi con i problemi che la tecnologia pone e di risolverli. Quindi è un uso più sofisticato, un uso avanzato della tecnologia. La dimensione cognitiva rimanda invece proprio alla capacità di accesso, selezione e valutazione critica dell'informazione. Tutti oggi convergono, sono d'accordo nel ritenere che siamo davanti a un che insomma il diluvio informazionale, quello di cui parla anche Pierre Lévy già nel 1996 in intelligenza collettiva. Pierre Lévy ci dice appunto che ormai siamo sommersi dalle informazioni, siamo il processo di disintermediazione dell'informazione ha prodotto una inondazione informativa, una abbondanza di informazioni, una overload informativa e questo costituisce un punto di non ritorno. A questa overload si accompagna anche la perdita di controllo e di filtri rispetto alle fonti dell'informazione. Questo fenomeno è un fenomeno epocale, caratterizzante, se vogliamo, la nostra epoca, l'era digitale, impone lo sviluppo di capacità di fruizione, di selezione, non solo fruizione, di selezione e valutazione critica dell'informazione. Qui c'è il grande tema della inaffidabilità dell'informazione, affidabilità dell'informazione. Una terza dimensione è quella etica, cioè in rete esistiamo in rete e nella misura in cui comunichiamo, e la comunicazione è un fatto etico, tra le altre cose. La comunicazione è un comportamento che ci mette un comportamento che può avere conseguenze per gli altri e su noi stessi. Quindi c'è una dimensione etica che va considerata e che noi abbiamo definito come la capacità di interagire con l'etica in modo responsabile e partecipativo. Un soggetto che abbia sviluppato la competenza digitale in tutte le sue dimensioni dovrebbe poi riuscire a comprendere il potenziale delle tecnologie di rete per la costruzione collaborativa di conoscenza. E veniamo ora al modello invece elaborato da Renée Hobbs, questa grande studiosa americana che ha prodotto come posso dire, un testo fondamentale che ha assunto anche, che ormai costituisce negli Stati Uniti un riferimento per la definizione della cosiddetta digital media literacy. Ripeto, Hobbs utilizza, come vedete, io prima ho parlato di competenze mediali, poi di competenze digitali, ora concludo con Hobbes che parla invece di competenze mediali e digitali, cioè si riferisce in generale alla digital e media literacy. Secondo Hobbes, questi due concetti ormai convergono e la preferenza per un aggettivo piuttosto che per un sostantivo, tutto sommato, questa preferenza è riconducibile alle diverse tradizioni di ricerca che hanno condotto i vari ricercatori a occuparsi di questo ambito. L'utilizzo di literacy per una anglosassone è sicuramente, diciamo, più vicino alla sensibilità, alla loro sensibilità linguistica rispetto all'uso di competenza. Il termine competenza, se vogliamo, è anche un po', diciamo, quello a cui soprattutto chi parla le lingue latine è di origine latina, quindi francese, l'italiano, lo spagnolo. Ecco, noi dobbiamo ricorrere a questo termine perché la traduzione di lettere secondo alfabetizzazione
non restituisce, no, la dimensione attiva della literacy, che è la capacità di saper leggere, la capacità di saper scrivere. L'alfabetizzazione è un processo attraverso cui le persone sviluppano questa capacità. Quindi è lì che si crea il pasticcio linguistico, per cui noi poi nella traduzione dobbiamo utilizzare competenza, perché non riusciamo con la traduzione letterale literacy a restituire questa dimensione attiva. Ma ritorniamo a Hobbes. Hobbes individua 5 ambiti cruciali per la definizione della digital media literacy. La prima è l'accesso. Quindi la capacità di uso, di accesso e uso dei media. La seconda, la capacità di analisi e valutazione dei messaggi mediali, simile un po' alla dimensione cognitiva a cui accennavo prima. Terzo, la capacità di creare, produrre media, quindi abbiamo qui una dimensione non solo di fruizione, ma anche di creazione, produzione. La capacità di riflettere sui contenuti mediali. La capacità di riflettere sui media, sui messaggi mediali e agire sui media con i media. Quindi in questa definizione, se vogliamo, vengono evidenziati in misura maggiore, forse rispetto alle precedenti, ma dico forse, sottolineo forse, questa coesistenza dell'aspetto critico fruitivo. E dell'aspetto creativo, attivo. Il tutto condito sempre dalla capacità di riflettere sui processi di fruizione e di produzione creativa. Quindi, se vogliamo, abbiamo accesso e analisi e valutazione da una parte, l'aspetto più fruitivo, critico, azione e agire e creare dall'altra. Questo termine riflettere possiamo vederlo più come un concetto cerniera, che è trasversale alle altre dimensioni, perché senza la riflessione non c'è consapevolezza dei processi che stiamo attuando. La media education esige consapevolezza. Senza consapevolezza siamo al di fuori della media education, siamo nell'ambito dell'automatismo tecnicistico. Vi sono, perché poi è bello, no? È bello analizzare, è bello moltiplicare i modelli, è bene rendersi conto che la realtà è più complessa di come vorremmo che fosse, però è anche necessario fare qualche sintesi. E allora la domanda che io mi pongo, no? Sempre quando faccio questo tipo di comparazioni tra modelli, di analisi, di ricerche e così via, la domanda che mi pongo sempre è sì, ma esistono degli elementi di contatto, dei punti di convergenza che ci possono, diciamo, guidare nel ritenere che una dimensione, un aspetto sia più significativo di un altro? Io credo che conoscere significa non solo analizzare, ma questo non penso che lo credo solo io, lo crediamo tutti, conoscere significa analizzare, ma significa anche sintetizzare. È il momento della sintesi. Quali punti di contatto? Un primo elemento che va evidenziato è che c'è una netta attenzione, una decisa attenzione per le dimensioni educative, più che per quelle etiche, tecniche, scusate. Si tratta di sviluppare aspetti significativi sul piano educativo, più che sul piano tecnico. È molto importante acquisire una consapevolezza su questo aspetto e dall'altra parte realizzare, rendersi conto che i modelli oggi che si stanno formando oggi vanno in questa direzione, cioè nella sottolineatura della rilevanza, della significatività per l'educazione di certi aspetti. Quindi, se vogliamo, sembrerebbe che l'interesse si stia spostando su queste appunto dimensioni più educative. In secondo luogo, questi modelli condividono un'enfasi, un'attenzione per le dimensioni critico-cognitive, di analisi e di valutazione della qualità e credibilità dei messaggi e dell'informazione. Quindi la capacità di il lettore, quello che trovavamo nel modello del MED, ma anche il critico, oppure la dimensione cognitiva nel modello messo a punto dalla sottoscritta con Calvani e Fini, ma anche nel modello della René Hobbes quando si parla di analizzare e valutare. Ecco,
Questi modelli tutti condividono questa forte attenzione per la questione della valutazione della qualità e affidabilità dell'informazione. Accanto a tutto questo, una diciamo, attenzione agli aspetti etico-sociali, aspetti etico-sociali, aspetti, se vogliamo, emancipativi. Quindi i media visti non più come oggetti da cui proteggere le nuove generazioni, ma oggetti rispetto a cui, oggetti culturali, artefatti rispetto ai quali sviluppare competenze nelle nuove generazioni affinché queste possano esprimersi, affinché queste possano utilizzare i media per affermare qualcosa di sé nel mondo. Bene, veniamo ora non alla conclusione, ma quasi. Oggi, quali sono le nuove sfide per la media education? Si tratta davvero di nuove sfide? Fino a che punto lo sono? Ora, siccome abbiamo ancora molti incontri, io non voglio parlare di tutto, parlerò quindi un pezzettino che mi riguarda un po' di più nella misura in cui me ne sono occupata. Tra le nuove sfide che oggi si presentano per la media education vi è sicuramente la sfida dei social network. La sfida dei social network. I social network oggi ci mettono davanti ad una realtà in cui i soggetti, da una parte, devono confrontarsi con problematiche già note, ma dall'altra queste problematiche già note si presentano sotto nuove vesti e quindi in termini di nuove sfide. In particolare, quindi ripeto, sottolineo, io qui non sto parlando in generale di tutte le nuove sfide della media education, per carità, assolutamente no. Sto parlando di, diciamo, un fenomeno che oggi ha sicuramente una grande rilevanza. Quindi vi ho parlato del passato, ma vi devo parlare del presente e del futuro. Ecco, vedo nel presente e nel futuro una grande attenzione da parte dei media stessi, dei genitori, degli insegnanti, grandi preoccupazioni sull'impatto dei social network. È vero che mi sono occupata di questa tematica recentemente, ma è anche vero che persone che non sapevano me ne occupavo. Mi hanno invitato proprio per parlare dei social network, quindi ho potuto constatare che proprio è diffusa nella società civile questa preoccupazione nei riguardi dell'impatto dei social network, specie sugli adolescenti. Allora, che problemi pongono questi social network? Allora, a mio avviso si possono individuare alcuni nodi in particolare. Indubbiamente i social network, e qui mi riferisco a diciamo, ambienti come Facebook, come Twitter, prima MySpace e così via. Se vogliamo anche i social media, più in generale, quindi possiamo mettere anche YouTube, possiamo mettere moltissimi strumenti oggi disponibili sul web. Strumenti che ci interrogano continuamente perché sono recentissimi questi episodi di cosiddetto ciberbullismo, nuove sfide per la media education. Il ciberbullismo è una nuova sfida per la media education, indubbiamente. Fenomeni come il ciberbullismo oggi passano soprattutto attraverso i social media, ad esempio, i social network, video realizzati con cellulari. Così d'uso comune pubblicati su YouTube che producono un effetto di amplificazione incredibile con conseguenze non sempre controllabili. Quindi non che prima in passato non esistesse il bullismo. Diciamo che ad esempio, no? Diciamo che poiché il bullismo sì, facevamo anche una discussione nel nostro gruppo Media Toscana, il bullismo, il bullo ha bisogno del pubblico, ecco la I social network offrono una platea che comunemente e tradizionalmente non era raggiungibile per il bullo. Quindi i media come amplificatori, i social network in particolare, che si basano proprio sul meccanismo del tam-tam.
Allora, come vedete, stiamo parlando di tematiche molto attuali, se ne parla sui telegiornali, esistono risposte poche. Oggi la Media Education invece deve concentrarsi su questo ambito. Su questo ambito non esistono risposte, dobbiamo invece sviluppare una riflessione e anche dei codici, se vogliamo, etici, su queste questioni. I social network ci stimolano in questa direzione. Allora, quali nuove sfide pongono i social network? Un primo problema riguarda la gestione della propria identità. Come gestire la propria identità? Ora li elenco tutti, poi mi ci soffermo più analiticamente. Un secondo nodo cruciale è quello della privacy e della sicurezza. Da un lato, questi social network, per essere nei social network, bisogna, è una condizione questa, costitutiva, di svelare alcuni dati di sé. Ma il disvelamento può avere implicazioni negative per la privacy. Terzo nodo, fino a che punto possiamo fidarci attori con cui interagiamo quando nella sfera pubblica dei social network, come su cosa si può basare la nostra fiducia negli altri in assenza di corporeità. Questo è un problema vecchio, un problema che nasce con la comunicazione mediata dal computer. Come si configurano le relazioni e gli affetti in ambienti saldamente ancorati all'idea di essere sempre connessi? Questi, come vedete, identità. Sicurezza, fiducia, relazioni sono concetti di una densità semantica, di una densità affettiva così importante che la Media Education non può, diciamo, lasciare ad altri di occuparsi di queste domande. Vediamo un po' meglio. Il tema della identità in rete si presenta come esplorazione, come possibilità, opportunità di esplorazione di sé a 360 gradi, grazie all'anonimato, ma anche, e qui il problema, come esibizione narcisistica, come esibizione narcisistica e frammentata. Qui cito un estratto da un bellissimo testo di Sherry Turkle, dal titolo Soli ma insieme, Alone Together, dove la Turkle, attraverso un'indagine etnografica che ha condotto insomma, su alcune situazioni adolescenti e famiglie, riporta in questa sua descrizione etnografica una frase di Audrey, che spiega: un avatar è un profilo di Facebook che prende vita. L'importante è offrire una esibizione di te stesso. Quindi domina, no, questa ossessione dell'esibizione di sé come unico strumento per essere, per esistere, ma soprattutto per essere qualcuno. Questo, diciamo, può avere delle implicazioni anche negative. Può essere disorientante nella misura in cui un eccesso di narcisismo può diventare patologico. Ma può avere anche conseguenze negative, perché al narcisismo si accompagna un'esposizione, una sovraesposizione che può avere problemi dal punto di vista della privacy, come anticipavo prima. La privacy. La privacy, passiamo a questa parola qui, a questo termine chiave qui, la privacy nei social network assume contorni peraltro paradossali. Perché da un lato le persone manifestano preoccupazioni sulla protezione dei propri dati, ma dall'altra rivelano informazioni sempre più precise sul proprio profilo. Quindi c'è da una parte tanta preoccupazione, più ci si preoccupa, più ci si espone. Questo è un paradosso su cui la ricerca si interroga. Il punto è che dal punto di vista della Media Education rimane, è cruciale, fondamentale educare nuove generazioni, rendere consapevoli le nuove generazioni dei rischi che si corrono in questi atti di sovraesposizione. Non mi soffermo su tutti questi punti, però mi preme quantomeno menzionare la questione delle emozioni. La questione delle emozioni è estremamente interessante, anche e soprattutto perché non è così indagata, ci sarebbe molto da fare. In particolare, pensate a pratiche come quella del defriending, togliere l'amicizia. Questa pratica rivela, no, la complessità con cui le persone vivono nei social network.
Non so se sapete che una famosissima studiosa di social network si chiama Dana Boyd, e Dana Boyd ha pubblicato, ma sta per pubblicare, un testo che si chiama It's Complicated, è complicato, la vita degli adolescenti nei social network. It's Complicated. Cosa c'è di complicato? C'è di complicato che tutti questi aspetti che io vi ho appena evidenziato, questi concetti, identità, privacy, emozioni e così via, vengono vissuti in questi ambienti in modo ambivalente e denotano atteggiamenti, comportamenti, un universo di valori e di riferimenti ambivalenti. La pratica del togliere l'amicizia, da una parte suggerisce, ad esempio, l'esistenza di una dimensione riflessiva nella gestione delle relazioni, quindi non prendiamo tutti nella nostra lista o togliamo alcuni dalla nostra lista di amici quando ci rendiamo conto che questi ci danneggiano, ci infastidiscono, ci controllano. Quindi questo denoterebbe una consapevolezza, ma dall'altra è indicativa anche di pratiche semplicistiche di gestione degli affetti. C'è chi parla di analfabetismo affettivo, e il cosiddetto ti rimuovo con un click. L'amicizia finisce togliendo una persona da un contatto, quindi tra riflessività e selezione mirata, consapevole, e superficialità, ti rimuovo con un click. In questa ambivalenza, la realtà, la vita è ambivalente, in questa ambivalenza che si gioca, che si colloca, no, la mid-education, che esiste un posto per l'educazione. Se le cose fossero semplici, chissà, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di educare. L'educazione è necessaria perché la realtà è complessa, perché la vita è ambivalente e i media non lo sono di meno. I media offrono una sfera in cui questa ambivalenza torna, e rispetto a questa ambivalenza bisogna non inibire o proteggere, ma dare competenze. Empowerment, incapacitare, dare alle persone la capacità di scegliere consapevolmente, di agire con diciamo, riflessione e riflessività, consapevolezza su quanto si fa. Questa è la sfida della media education. Quindi, piuttosto che davanti alla complessità, lo ripeto, proteggere, inibire, vietare, fornire competenze, in particolare con i social network. Recuperando modelli che abbiamo visto nelle slide precedenti, è importante, dare alle persone, sviluppare nelle persone la capacità di comprendere il funzionamento dei social network, la grammatica tecnologica che ispira, che fonda, che disegna, il dispositivo. È importante insegnare ai soggetti a decodificare le informazioni e la credibilità delle fonti che sono accessibili attraverso i social network, sviluppare la capacità di utilizzare questi ambienti per fare comunità, per fare gruppo e per scambiare all'interno del gruppo informazioni, risorse, per costruire capitale sociale, si potrebbe dire in un altro modo. Quindi per costruire un capitale di relazioni che possa abilitare il soggetto a vivere nuove esperienze, nuove opportunità. È una dimensione etica, quella che diciamo, ha a che fare con il rispetto proprio altrui, quindi rispetto proprio, capacità di tutelare la privacy, laddove il disvelamento di dati può produrre dei danni alla persona, è opportuno che la persona sia consapevole di questi rischi e capacità di agire in modo adeguato nel rispetto degli altri. Come formare queste competenze? Qui qualche suggerimento, ad esempio, per sviluppare consapevolezza sul funzionamento grammaticale, sulla grammatica dei social network dal punto di vista tecnologico, chiamiamolo così, tecniche, strategie didattiche utili possono essere l'esplorazione semiguidata, oppure la produzione di un diario degli usi.
gli adolescenti tendono ad utilizzare, tutti probabilmente, anche se chiaramente più siamo adulti, più abbiamo autonomia e capacità di discernere e di scegliere. Più dipendiamo dall'esterno, meno abbiamo capacità di scegliere, ovviamente. Ecco, qual è la tendenza? La tendenza, soprattutto noi, nei più piccoli, è quella ad un uso, diciamo, spontaneo, molto istintivo, della tecnologia, ciò che fa dei più giovani, anche, persone dal punto di vista proprio pratico, tecnologico, li fa più esperti di noi. Ma questa spontaneità denota evidentemente anche un ridotto livello di riflessività, che va in qualche modo indotto, formato. Allora, ad esempio, chiedere alle persone di annotare tutti i giorni, no? Ciò che si fa con un determinato dispositivo può essere uno strumento per attrarre la sua attenzione su pratiche spontanee che invece meritano di essere resi oggetto di riflessione e rispetto a cui prendere una distanza. La riflessività è lo sviluppo, l'acquisizione di una distanza rispetto ad un oggetto in cui siamo completamente immersi. La dimensione cognitiva si può sviluppare proponendo attività di, qui abbiamo, l'ho chiamata information problem solving, quindi guardare, partire dal problema e utilizzare i social network, utilizzare il web in generale come un ambiente in cui trovare risorse per risolvere problemi conoscitivi, ma non solo, anche problemi pratici. Dimensione etica, tipicamente tecniche che possono essere utili per favorire nei ragazzi una riflessione sulla dimensione etica di questi dispositivi, dell'utilizzo di questi dispositivi. Ecco, tecniche utilissime sono il gioco di ruolo, il gioco di gruppo, comunque tecniche simulative che consentono di fare esperienza, come si dice, in ambiente protetto. Quindi si può anche verificare l'incidente, ma per fortuna è una simulazione. Per riflettere sulle conseguenze dei comportamenti, i giochi di ruolo sono interessantissimi. La dimensione sociale. La dimensione sociale, lo sviluppo di consapevolezza su questo ambito si può conseguire lavorando in gruppo e quindi definendo obiettivi comuni, definendo regole, definendo strategie di azione, definendo regole di comunicazione e comportamento. Bene, così sono arrivata alla fine. Mi permetto di concludere facendo un riferimento a tre risorse che a mio avviso possono essere utili rispetto a quanto detto per fare approfondimenti rispetto a quanto detto questa sera. Una prima risorsa che vi segnalo con, insomma, con soddisfazione è quella di Buckingham. Per approfondimenti teorici sulla media education, suggerisco la lettura di questo testo di Buckingham dal titolo Media Education. Tutti i testi che vi sto indicando sono pubblicati nelle edizioni Erickson. Il primo di Buckingham è proprio una introduzione alla media education con riferimenti alla teoria, alla storia e anche alla, diciamo, alla metodologia della media education. Un secondo lavoro che vi suggerisco diciamo, riguarda la pratica della media education. Siccome siamo qui in un webinar rivolto a scuole, soprattutto della secondaria, vi suggerisco questo testo Media, Linguaggi e Creatività, curato da Parola, Alberto Parola, Alessia Rosa e Roberto Giannattelli. Questo volume raccoglie una serie di percorsi di educazione ai media prodotti da molti autori, 23 autori. 23 autori, tutti soci dell'Associazione Italiana di Educazione ai Media e alla Comunicazione. È un lavoro ricchissimo, vi sono una quindicina di percorsi che riguardano vari media e che comprendono anche riferimenti a strumenti, ad aspetti teorici, a diciamo, percorsi che si possono direttamente implementare in classe e che peraltro questo lavoro è appena uscito, è da poco uscito. Quindi la teoria, Media Education di Buckingham, pratica, Media, Linguaggi e Creatività di Parola, Rosa e Giannattelli, e
E poi un terzo testo, scusatemi se promuovo un lavoro che ho fatto io, ma non l'ho fatto solo io, l'ho fatto insieme alla collega Stefania Manca, nuove sfide, quindi i social network nell'educazione. Io mi sono soffermata in particolare oggi, su, appunto, in conclusione sui social network come una delle nuove frontiere della media education, uno dei nuovi ambiti di cui la media education si deve occupare, e quindi chi volesse approfondire su questo può trovare alcune indicazioni nel volume Social Network nell'educazione. E con questo passo davvero alle conclusioni, sono 22:11, quindi penso di aver abbondantemente superato il tempo che mi era stato concesso, ma prima di chiudere vi ricordo quali sono i prossimi appuntamenti. Il 21 febbraio Alessia Rosa ci parlerà di progettare percorsi e prodotti media educativi, quindi come dire dalla teoria alla pratica, quindi che cosa insegna la media education, ma come lo insegna. Quindi è progettazione di percorsi educativi. Il 28 febbraio Emanuela Fanelli ci parlerà di come costruire uno storyboard per la produzione video. Quindi cominciamo a mettere le mani in pasta. Elementi teorici oggi, elementi metodologici il prossimo webinar, elementi applicativi. Emanuela Fanelli ci darà delle indicazioni, che completerà Luciano Di Mera il 7 marzo. Con un intervento dal titolo Come costruire un prodotto audiovisivo, quindi dalla pianificazione del prodotto audiovisivo alla sua implementazione. Per chiudere, Roberto Tinchero, l'11 marzo, ci presenterà ci farà una presentazione, un webinar sulla valutazione nella media education. Abbiamo aperto oggi con questo intervento che si è molto soffermato sul tema delle competenze. E se non abbiamo chiaro che cosa valutiamo, è inutile parlare di come lo valutiamo. Quindi diciamo che il cerchio si chiude. Il cerchio si chiude con l'intervento di Roberto Trinchero che, recuperando, no, diciamo, il concetto di competenza mediale, ci mostrerà poi quali strumenti ci permettono di misurare quelle competenze mediali che abbiamo definito oggi. Grazie. A questo punto, c'è spazio per domande. Do anche la parola a Luca se vuole moderare questo momento. E io vi ringrazio moltissimo, spero di essere stata relativamente pesante e che quello che di cui ho parlato questa sera possa essere anche oggetto di un po' di interazione, ecco, a conclusione dell'intervento. Quindi ci sono domande. Allora, mentre voi provate a rompere il ghiaccio, io ringrazio gli apprezzamenti che sono sempre molto graditi, soprattutto a quest'ora di sera, sinceramente, sono confortanti, molto confortanti. Bene, vedevo c'era una domanda. C'era una domanda da parte di qualcuno che faceva riferimento alle tecnologie immersive. Allora, vediamo un attimo solo. Ecco qui. Ecco, Roberto Linzalone, Uni Notturno. La media education fa uso anche delle tecnologie immersive. Allora, la media education, come dire, include tutto. Quindi considera, più che fare uso, direi considera anche le tecnologie immersive. Come le considera? Questo è il punto. Quindi le considera come testi complessi, come testi interattivi, come testi mediali, e in quanto tali, prima di tutto, ne fa oggetto di analisi critica, di decodifica. Questo è un primo aspetto cruciale. Ne può fare anche oggetto, no? Strumento di espressione. Non le considera, se vogliamo, se sono veicolo per insegnare altro. Non è questo l'interesse della mia education. Quindi, se si parla di tecnologie immersive per imparare la fisica, ecco, questa non è la mia education. Questa è l'educational technology, se vogliamo. Quindi le tecnologie dell'educazione. Quindi l'uso delle tecnologie per insegnare e per apprendere, che è un altro ambito. Ma se parliamo di tecnologie immersive come oggetto di studio, dal punto di vista linguistico,
e mediale, beh, allora anche le tecnologie immersive possono essere un ambito di interesse della mia education. Mentre aspetto eventuali altre domande, mi permetto di ricordare un paio di cose. Ossia, tra le risorse, io ho citato qui questi tre testi che per non citarne altri, per non fare troppo rumore, quindi per non fare troppo rumore ho indicato tre testi di riferimento utili per gli approfondimenti relativi alla esposizione di questa sera. Però è importante sottolineare come diciamo webinar di avvio che la nostra associazione, l'Associazione di Educazione Italiana di Educazione Media e Comunicazione, produce una rivista, una rivista che si chiama Media Education, Studi, Ricerche e Buone Pratiche, che si trova all'indirizzo qui indicato http riviste.erickson.it/med. Questa risorsa è gratuita, è pubblicata in modalità open access, quindi potete gratuitamente e liberamente scaricarvi i contenuti e questa rivista contiene non soltanto contributi teorici, ma anche buone pratiche. Quindi ci sono moltissimi spunti per attività didattiche da realizzare in classe con i vostri allievi. Un'ulteriore segnalazione che voglio fare è che esiste anche una piattaforma che si chiama, la rimetto qui, social media, dove potete condividere, insomma, le vostre esperienze, dove potete confrontarvi su questi temi. È, la community social.medmediaeducation.it che vedete in questo link che ho riportato in chat. E questo spot di community e rivista vi ha permesso intanto di elaborare qualche domandina. E vedo che Anna Maria Strumia chiede un chiarimento sulla distinzione tra socio cat e netiquette. Bene, grazie per questa domanda perché mi permette di fare qualche puntualizzazione. Allora, la netiquette è l'etichetta di rete, eh? È un codice che regola la comunicazione attraverso il computer e internet. La netiquette contiene sostanzialmente regole del tipo evitare di scrivere in caratteri cubitali, riportare sempre l'oggetto nel campo oggetto della posta elettronica, non rivelare gli indirizzi di posta elettronica altrui nelle mailing list, eccetera, eccetera. Quindi rispettare la privacy e così via. Quindi contiene l'etichetta in generale tutta una serie di elementi basici, elementi minimi di buona educazione nella comunicazione online. La social cat vorrebbe essere qualche cosa in più, cioè regole per una interazione orientata alla costruzione e realizzazione di un obiettivo comune. Quindi una social cat è, diciamo, una netiquette avanzata, una netiquette che dovrebbe regolare gli impegni che i membri di un determinato gruppo di lavoro assumono reciprocamente per la realizzazione di un obiettivo comune all'interno di un habitat, quello della rete, che presenta delle specificità rispetto alla comunicazione in presenza. Quindi allora è una etichetta di rete avanzata, sofisticata, che non riguarda scambi comunicativi, diciamo, blandi, ma scambi comunicativi intensi orientati ad una produzione collaborativa di conoscenze. Non so se è un po' più chiaro. È su quella linea lì, è soltanto, diciamo, un concetto più ricco, più intenso, più, diremmo in inglese, demanding, quindi più sostanzioso. Sì, una sorta di senso di comunità a livello digitale. Un senso di comunità a livello digitale frutto di un patto, però.
frutto di un patto, frutto di una negoziazione consapevole e di una esplicitazione degli impegni reciproci. Ecco, questa è una socioquette. È un patto digitale che regola la vita di una comunità e non semplicemente come scrivere, in che caratteri scrivere all'interno di un'email. Grazie molto per questa domanda, estremamente utile. Noi, devo dire che questa idea di socioquette è nata soprattutto quando anni fa conducevo degli studi sull'utilizzo del computer a supporto della collaborazione, Computer Supported Collaborative Learning. In quell'occasione abbiamo lavorato insieme ad altri colleghi molto su questo concetto di quali impegni gli attori devono assumere nella comunicazione con gli altri in rete quando questa comunicazione è orientata alla produzione di un oggetto comune, al conseguimento di un oggetto comune. Quindi è una comunicazione che richiede una grande cooperazione, è una comunicazione che richiede un grande impegno degli uni rispetto agli altri. E in un'ottica educativa è una dimensione importante perché le occasioni in cui le persone si potranno trovare a lavorare a distanza sono molteplici considerando queste tecnologie, ma se non si sa comunicare, com'è possibile cooperare a distanza? Troppo spesso si dà per scontato che sia sufficiente darsi un obiettivo per cooperare, non è così, c'è una dimensione comunicativo-cooperativa che va acquisita proprio come skill, come competenza e lo sviluppo oggi di tutti questi media social ce lo dimostra, ce lo dimostra. E, frequentando anche le comunità, faccio una piccola incursione in un episodio molto abbastanza recente e anche piuttosto spiacevole. Su Facebook c'è un gruppo di insegnanti che ha raggiunto quasi le 10.000 unità. Questo gruppo si chiama proprio Insegnanti. Io ho seguito questo gruppo, non dico dalle origini, ma quasi, e ho condotto anche insieme a Stefania Manca delle ricerche su questo gruppo, sulle dinamiche, sul capitale sociale condiviso in questo gruppo, insieme ad altri gruppi. Recentemente questo gruppo è stato costretto a chiudere, è stato costretto a chiudere o quantomeno fino a qualche giorno fa avevo letto che l'amministratrice aveva deciso di chiuderlo perché si è generato all'interno della comunità uno scambio comunicativo assolutamente deleterio. Assolutamente deleterio che stava minando, che ha minato, anzi di fatto ha determinato l'impossibilità per questa comunità di sopravvivere, almeno per ora. Quindi, questo per dire, sembra aperto, mi fa piacere. Devo dire, qualche giorno fa questa cosa mi ha molto, ha cambiato nome e anche amministratori. Beh, ora io questo non so se ha cambiato nome, non so se ha cambiato amministratori, posso soltanto dire che non basta stare insieme per saper stare insieme. Questo è un concetto banale, ma nella comunicazione a distanza, dove la possibilità di rimediazione legata all'utilizzo del canale non verbale della comunicazione, dove la possibilità di rimediazione è limitata, l'incapacità di comunicare diventa un ostacolo fortissimo. L'inconsapevolezza delle conseguenze dei propri atti comunicativi diventa un ostacolo all'esistenza stessa della comunità. Quindi, in questo senso, questo accenno di Rosanna Di Gioia alla idea di socioquette come una sorta di senso comunità a livello digitale mi sembra appropriato, estremamente condivisibile. Grazie per questa precisazione. Vediamo se ci sono altre domande. Non so, non ci sono, mi sembra, altre domande. Bene, se non ci sono, altre osservazioni, io inviterei anche lo staff di insegna, eventualmente ad intervenire. Vi ricordo i prossimi appuntamenti e poi sarei per chiudere. Quindi vi ricordo che i prossimi appuntamenti sono il 21 febbraio, il 28 febbraio, il 7 marzo e l'11 marzo, Alessia Rosa il 21, Manuela Fanelli il 28, Luciano Di Mele il 7 marzo e Roberto Trinchero l'11 marzo. Si parlerà di progettazione di educazione ai media, si parlerà di produzione, di progettazione e produzione di audiovisivi, si parlerà infine di valutazione della media education. Mi raccomando, seguiteci su Facebook, Emanuela Fanelli ha indicato qui la pagina.
Seguiteci su Facebook in modo da rimanere sempre aggiornati sui nostri eventi. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e sì, anche per me Cristina è stato un grandissimo piacere e spero di ritrovarvi su questo canale molto presto. Buona serata a tutti e a presto di nuovo. Non esitate a Grazie Maria. contattarmi per domande, chiarimenti. Ecco qui la mia email. A presto, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Grazie mille Maria, adesso sono intervenuto, stavi chiudendo tu e Chiara come sempre, mi è piaciuto anche stavolta, mi piacciono sempre i webinar condotti e gestiti da te, mi piace da morire. Allora, Ti io ringrazio. faccio due segnalazioni. Allora, la prima è che se qualcuno si fosse aggregato, diciamo, dopo l'apertura del webinar, il link che vi ho segnalato adesso in chat è quello dove dovreste lasciare il vostro indirizzo mail, perché appena sarà pronta la registrazione vi invieremo l'aggiornamento, il calendario, come giustamente ha segnalato Maria poco fa, e tutte le notifiche per tutti gli ulteriori eventi, oltre chiaramente consigliarvi di iscrivervi sul sito, sulla pagina Facebook del MED e insomma per ricevere tutte le notifiche. Il secondo link, io vi faccio un invito per settimana prossima facciamo la settimana del cambiamento. Abbiamo chiesto ad un po' di coach, esperti di cambiamento di vario tipo, un esperto ad esempio per il ricollocamento degli over 40, più over 50 addirittura, nel campo del lavoro. Abbiamo chiesto a un po' di esperti di formulare una formula simpatica per aiutare le persone che magari vogliono cambiare qualcosa nella propria vita, motivazione, obiettivi o cose di questo tipo. E vi invito, sono dei webinar gratuiti, aperti chiaramente a tutti, settimana prossima. E chiaramente venerdì, come diceva Maria poc'anzi, venerdì questo, quindi, ci sarà l'altro webinar del MED a cui chiaramente siete invitati. Ogni volta che vedete, condividete una pagina o vi capita davanti un evento di questo, sentitevi liberi di condividerlo con tutte le persone che possono essere interessate e che possono in qualche modo giovarne. Io vi ringrazio, vi invito a registrarvi agli indirizzi che vi abbiamo detto e ci vediamo venerdì, quindi. Ok, buona serata. Ciao a Grazie tutti. Luca e grazie a tutto lo staff Med che ci ha accompagnato nel corso di questa serata. Buonasera a tutti, a presto. Ciao a tutti e Ciao. grazie Maria. Ciao.